Buongiorno a tutti, io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Why Not Café, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Why Not Café, italiani in Australia. Io sono Paolo Gallo e vi do appunto il buongiorno. 10 del mattino qui a Sydney, 9:30 ad Adelaide, appunto perché appunto c'è questa mezz'ora di differenza che vai a capirla. Comunque ho iniziato oggi qui da solo 2 minuti un po' per fare una sorta di come posso dirvi, di introduzione, non so, per presentarmi anche un po'. Fatemi vedere, perfetto, si sente perfettamente, anche per farmi un po' conoscere da tutte le persone che insomma arriveranno qui su questo mondo, grazie appunto a Marco, che ho visto che prima ha condiviso il post della diretta sulla sua bacheca, per cui tante persone arriveranno qua un po' ad ascoltare e ad ascoltare la storia di Marco. E quindi insomma ci tenevo a darvi una piccola introduzione. Io vivo a Sydney, ho creato questo mondo Why Not 7 anni fa ormai, nel 2014. A quei tempi non vivevo a Sydney, ma vivevo bensì a Milano, dove facevo il contabile. Avevo una voglia incredibile di cambiare la mia vita, di lasciare la mia vita, diciamo, da ufficio, ma non trovavo il coraggio, insomma, per farlo. Così mi inventai un programma radiofonico, appunto denominato Why Not, con il quale andavo un po' a intervistare tutte quelle persone, quegli italiani che avevano cambiato la loro vita ed erano andati a vivere all'estero. Ero desideroso di conoscere il momento preciso in cui avevano deciso di cambiare la loro vita, il momento in cui avevano deciso di dirsi appunto Why Not, cambio vita. Dopo 3 anni di interviste, a un certo punto ho accresciuto la mia consapevolezza e ho deciso di cambiare anch'io lavoro, ho deciso di dare le dimissioni senza avere un'alternativa. Cosa è successo? Che dopo qualche mese arriva una proposta di lavoro qui dall'Australia. Io sono anche allenatore di calcio, quindi vengo qui in Australia e inizio ad allenare, insomma, nell'Academy del Milan. Ai tempi c'era l'Academy del Milan. E questa è una cosa che tornerà poi con il buon Marco, gran milanista. Comunque, a parte questa cosa, dopo qualche anno qui, guardandomi un po' attorno, ho detto, cavolo, qui manca un qualcosa che faccia sentire un po' gli italiani all'interno dello stesso gruppo. Ci sono tante, diciamo, istituzioni, ci sono tanti angoli, un po' tante organizzazioni o associazioni che hanno l'obiettivo appunto di mettere gli italiani insieme, ma io ho detto voglio fare anch'io la mia parte. E questa cosa venne dopo un incontro con questa ragazza Giulia, arrivata in Australia da 9 mesi, incontrata in un supermercato in lacrime. Lei era in lacrime e mi diceva: guarda, sono un po' disperata perché la mia esperienza, diciamo, qui in Australia sta per terminare, però sento di non averla vissuta per niente, però non conosco nessuno, vivo lontano. Insomma, a un certo punto ho detto, senti, ma perché non facciamo una cosa? Perché non ideiamo un programma radiofonico, un momento qui, grazie appunto alla tecnologia, dove vado a intervistare gli italiani che vivono qui in Australia con l'intento appunto di fare gruppo tra di noi. E lì è nato Why Not Caffè Italiani in Australia. Why Not Caffè perché? Perché ci prendiamo un cafferino virtuale, qui così in diretta Facebook, con un italiano sparso in giro per l'Australia, e parliamo e racconta la sua storia, insomma, racconta un po' il suo percorso e racconta un po' tutti gli aneddoti e tutte le cose che possono appunto interessare le persone che là fuori sono interessate a un domani, a un'esperienza qui in Australia, ma allo stesso tempo gli italiani che sono qui in Australia e che vorrebbero conoscere più persone. C'è la tecnologia, viviamo in questo mondo dove basta fare con un click, siamo live, perché non sfruttarla? Appunto, ecco qui, Why Not Caffè. Insomma, dopo questa introduzione, perché ci tenevo a presentarmi a tutte le persone che vedranno poi anche in un secondo momento questa intervista, adesso è il momento di Marco. Eccolo qua. Ecco. Ciao Marco. Buongiorno Paolo, buongiorno, come stai? Alla grande, ti è piaciuta l'introduzione? Perché tu station Perfetto. Manager non si sa mai Perfetto. Un domani, Perfetto, no, no, esatto, ma poi l'Accademia del Milan mi piace, è una buona roba da avere sul curriculum. Lo so, guarda, ricordati che ti sto dando il privilegio di fare una diretta con la sciarpa dietro del Milan. Ma che roba, guarda che roba, non è... guarda che roba qua, dov'è, di là, guarda che roba. Sì, sì. Non è una cosa che concedo così a cuor leggero, ecco. Stavo per mettere la maglia, poi ho deciso di no.
La maglia sarebbe stato un po' troppo, però la sciarpa va bene, te la concedo. Senti, ho detto bene che voi siete indietro di mezz'ora, giusto? Sì, sono le 9, che ora è? 9:36, quindi okay. Questa roba strana dell'Australia è incredibile, che ci sono i fusi orari. Non lo so, l'ho conosciuta, come si dice, l'anno scorso dovevo fare un meeting con due ragazze. Una ragazza vive a Noosa, l'altra ragazza viveva a Cairns, ok? Abbiamo detto ci troviamo alle 4. Io alle 4 guardo il telefono e dico, ma ragazzi, dove siete? E fa, ma no, ma guarda, da me sono le 3. Ma no, da me sono le 3:30. Ho detto, vada a cagare. E poi ci sono zone che non fanno il fuso, cioè, perché? Sembrava la scena di Lino Banfi, quella, che ore sono? Sincronizziamo gli orologi, facciamo occhio che è meglio. No, è assurdo, è spettacolare. Senti un po', Marco, prima di parlare di quello che fai oggi ad Adelaide, un po' del tuo percorso, mi sembra giusto anche un po' raccontare come ci siamo conosciuti io e te, perché appunto io non sono mai stato ad Adelaide, non ci siamo mai visti di persona, ma no. Più di un mese fa, adesso, l'Italia ha vinto l'Europeo e io ero qua in casa, in lockdown, a festeggiare, celebrare sì. Con me stesso, guardando la diretta YouTube di tutte le piazze italiane da solo, e poi vedo qualche video di Adelaide dove in realtà è successo il finimondo e dove tutti gli italiani sono corsi in strada a celebrare la vittoria dell'Italia. E ho preso proprio uno dei tuoi video. Sì, è stato spettacolare. Com'è andata? È stato bello perché... Prima dell'Europeo, appena finito il campionato, ho detto, ragazzi, va che comincia l'Europeo, allora abbiamo cercato di raccattare il più possibile per guardare queste partite, quindi ci trovavamo alle 4 per vedere le partite, all'inizio eravamo in 15, quindi immagina alle 4:30 di mattina, ho organizzato cornetti, macchine del caffè, tutto quanto, tutto gratuito, qui alla Radio Italiana, e abbiamo cominciato a guardare queste partite una dopo l'altra, fino alla semifinale. La semifinale eravamo in 50 qui alla radio, con la Spagna. Wow. A fine partita, io forse per l'emozione ho detto, vabbè, la guardiamo qua, perché ormai c'era quella roba, le abbiamo viste tutte qua, le abbiamo vinte tutte, facciamo qualcosa qua. Solo che poi, tra una cosa e l'altra, la comunità chiedeva qualcosa in più. E quindi abbiamo organizzato questa bellissima, insieme a tante altre organizzazioni che hanno organizzato in altri posti, lo screening della partita all'Italian Center, con circa 350 persone. Abbiamo wow. Noleggiato il maxi schermo, abbiamo noleggiato la macchina del caffè, abbiamo preso i cornetti da Milano, tra l'altro, molto buoni. 400 cornetti, tutto gratuito per la gente che veniva, bandiere, abbiamo esposto bandiere delle squadre italiane, della Serie A, di tutto lì, abbiamo fatto lo striscione, It's coming to Rome, spettacolare. Solo che nei gruppi Facebook tutti pensavamo, cosa facciamo se vinciamo? E nessuno aveva preso un po' l'iniziativa. Allora io con il mio amico Joe, con cui conduco il programma del venerdì mattina qui in radio, abbiamo cominciato a scrivere, ragazzi, se vinciamo ci vediamo su Victoria Square, che è la piazza principale, dove c'è tra l'altro la statua della regina Victoria, non Elisabetta. Però sai, io che sono scaramantico, tu lo sai bene, sei tifoso dell'Inter, finali ne abbiamo viste giocare dalle nostre squadre, quindi... Non vuoi sbilanciarti dai, troppo. Dai che lo stavi per dire. Io che ne avevi vinte di più? Non l'ho detto perché poi io ricordo la sera del triplete, il 22 maggio 2010, me la ricordo come se fosse stata una finale nostra, quindi non ti preoccupare che me lo ricordo. Ok, va bene. Quindi un po' scaramanzia, poi soprattutto col gol dell'Inghilterra dopo 2 minuti, figurati se stavamo lì a pensare di andare in piazza. La cosa tira l'altra, ci troviamo alla fine con una forza d'inerzia, ci siamo trovati tutti su Victoria Square un po' senza organizzare, abbiamo solo organizzato su Facebook, ma non c'era niente di proprio organizzato. Ci siamo trovati là con un megafono, con un altro, abbiamo cominciato a cantare, fumogeni, bandiere, tutto di più, e a quel punto la polizia ha capito che questa roba è esplosa, cioè c'era una 500 del nostro presidente parcheggiata in mezzo alla piazza, Ferrari che facevano casino. Tu devi immaginare Victoria Square, ad Adelaide è la piazza principale, immagina alle 8:30 di mattina quanto traffico ci potesse essere. Disastro totale, andiamo in Parlamento, il Parlamento è dove festeggiarono nel 96, nel 2006 e nell'82 qui ad Adelaide.
nell'82 dicono 10.000 persone in centro ad Adelaide nell'82, wow, perché poi la comunità qua è enorme. Ci spostiamo verso Victoria Square, verso il Parlamento, e la polizia ci guarda e fa: dove andate? Al Parlamento. Va bene, state sul marciapiede. Ma hanno capito che 5-6.000 persone erano incontrollabili, ci hanno bloccato la via principale, hanno chiuso la strada e ci hanno fatto camminare in corteo come se fosse stata la vittoria dell'Australia. È stato assurdo. Bellissimo. Assurdo. Tutto improvvisato. Bello. Tutto improvvisato con questo maxi, striscione da stadio, da curva sud, non da nord, da sud, da curva sud, che capitanava il gruppo. E io mi sono girato, a un certo punto ho visto migliaia di italiani, migliaia di bandiere dietro di me. Lì è stato forse il momento più bello dei miei 10 anni in Australia, devo dirti, sicuramente il momento più bello. Immagino. Fino a che ora è durato? Alla fine io senza voce alle 11:30 sono andato a casa, ma senza voce per 2 giorni, completamente senza niente, non avevo più niente, perché proprio col megafono, bellissimo, disastro. Devo dire che io sono uno molto animato durante le partite, infatti sto soffrendo questa cosa, e ho detto: vabbè, il Milan lo posso guardare anche da solo, ma la nazionale no. E quindi la nazionale, ho avuto praticamente, sono stato senza voce per un mese, 3 settimane senza voce, perché mi riprendevo dalla partita, ce n'era già un'altra, quindi poi dopo urla malsane, poi sai com'è, quando si guarda l'Italia ci si unisce. Tifosi di tutte le squadre, sono tutti una grande famiglia. No, poi secondo me è stato bellissimo il punto che proprio in questo momento storico, diciamo, la mancanza dell'Italia, l'impossibilità di tornare, l'impossibilità di pianificare, fa sentire ovviamente, la mancanza è ovviamente molto più grande per tutti noi italiani, ok? Sì, giovani, sì, vecchi, per tutti. E quindi il fatto di aver vissuto un mese così bello, ma non soltanto dal punto di vista, a mio modo di vedere, di vittoria, ma proprio bello per come abbiamo giocato, per come il gruppo sorrideva, per tutti gli apprezzamenti anche ricevuti da persone non italiane, no? Da tutte le altre nazioni. Qui a Sydney le persone arrivano da tutto il mondo, e ogni volta durante gli allenamenti c'era qualcuno che mi diceva: oh, ma cavolo, ma come giocate bene, ma come gioca bene l'Italia, ma che bella questa squadra. Tranne i francesi. Francesi no. Tranne i francesi, loro non diranno mai. Però è stato bellissimo, quindi immagino che quell'esplosione di gioia sia stata incontenibile, ed è stato bello anche che la polizia abbia capito un po' la situazione. Sì, è stato bellissimo, infatti io li ho ringraziati poi lì, senza voce ovviamente, ma li ho ringraziati e ho detto: ragazzi, grazie mille che ci state dando questa possibilità. Però devo darti ragione su questa situazione, perché l'Italia non ci è mai mancata così tanto come nell'ultimo anno, e questa è stata l'esplosione vera dell'essere orgogliosi di essere italiani qui in Australia, secondo me, perché a parte il lavoro che faccio è un sentimento che ho dentro adesso, da qualche anno ancora di più, ed è vera questa cosa che forse si diventa più orgogliosi di essere italiani quando ci si sposta. E il calcio, quando lo dicevo un mese e mezzo fa, il calcio è l'unica cosa che unisce gli italiani. Tutti: ma va, figurati, la musica, il cinema, il mangiare, va bene. Ma io non ho mai visto una roba del genere come nel 2006 e come nel 2021. Mai. Sì. Anche a livello di, cioè, tifosi, quando vince il proprio club, gioisci, festeggi. Fai sì. Ma quando vince l'Italia, e appunto noi abbiamo la fortuna di avere, questa è la seconda volta, almeno, quanti anni hai? Sì, 2006, no, nell'82 non ero neanche nato. L'82, appunto, ecco, infatti, tutti e due siamo sulla stessa barca, quindi 2006 e 2021, non so, questa condivisione, questa connessione, questa alchimia che c'è tra le persone quando l'Italia vince, è qualcosa che secondo me non lo ritrovi. Poi quest'estate, quest'inverno australiano, quest'estate in Italia è stata fortunata, è stata bella anche per le Olimpiadi, perché poi abbiamo vinto i 5 metri, abbiamo vinto, però quella è una cosa che avviene... Sciambola, le Olimpiadi sciambola. Yeah. è stato spettacolare, cavolo, dovevate organizzare un qualcosa per i 100 metri anche, andare tutti in piazza ancora un'altra volta. Tra l'altro è stato bello perché quando l'Australia ha vinto la partita contro l'Argentina,
Sì. E io ho scritto Victoria Square su un gruppo, perché ho detto andiamo, già che ci siamo, festeggiamo. Peccato l'Italia non era alle Olimpiadi, cioè, se no sarebbe stato l'Amplane. No, però appunto i 100 metri e l'altra è, no, stata, è stato assurdo. Qualcosa di... È stato, sì, perché poi lo di... senti dentro. Io non ho mai seguito i 100 metri, se no non sono tanto mai a guardare Usain Bolt che vinceva la medaglia. Tamberi si sapeva che avrebbe vinto. Ma Marcel Jacobs, secondo te avresti mai puntato che io ero sul letto e la mia Nadia, la mia compagna, mi guarda, ma cosa urli? Come cosa urlo? Mi metti 100 metri! Cioè non succede mai sta roba. No, bellissimo, sì, no, bellissimo. Senti un po', lì ad Adelaide di che cosa ti occupi? Da 3 mesi sono station manager di Radio Italiana 531, che è la radio locale italiana, da 46 anni, entra nelle case degli italiani, degli australiani, e quindi ho questo ruolo di responsabile della stazione, insomma, mi prendo cura della gestione di tutta della stazione, dello staff, abbiamo 2 staff, Eleonora e Emma, che sono le nostre production manager e sales and marketing manager, e con circa 100 volontari riempiamo una programmazione di circa 70 programmi durante la settimana. Quindi abbiamo programmi dalle 6:30 fino alle 22, programmi da lunedì al venerdì, e poi il sabato e la domenica sono un po' ridotti, ma comunque è una programmazione molto, molto folta. Ecco, io ho cominciato da volontario. Quando hai iniziato lì? Nel 2018, ad agosto. Per caso un nostro cugino mi ha chiesto di se volessi fare un programma con lui la domenica, ogni 2 settimane. Ho detto sì, dai, perché no? E dalla prima volta, sai quando cominci a parlare al microfono e senti che c'è qualcosa, ti riascolti e dici mi piace sta roba, mi piace. Quindi ho cominciato così ogni 2 settimane. Poi mi hanno chiesto di fare un breakfast show che si chiama Pane, Latte, Caffè tuttora. Era il giovedì mattina, adesso si è spostato a venerdì. E quindi da 3 anni a questa parte ogni settimana sono in diretta tutti i venerdì e i martedì adesso con 2 programmi radio dove mi diverto a raccontare, ascoltare musica, far sentire un po' di musica ai nostri ascoltatori. È un programma di attualità, cioè molto leggero della mattina, ci si diverte, ci si fa un sacco di risate, si parla un po' di calcio ogni tanto, ma niente di che. Notizie dal mondo, dall'Italia, insomma, un po' di tutto. Tutto in lingua italiana, ovviamente. Tutto in lingua italiana, esatto. Lingua italiana. Cioè, diciamo, tutta la radio, tutti i programmi sono tutti in lingua italiana? Il 90% sì. Poi ci sono 2 programmi di sport in inglese, 1 programma di real estate in inglese, e qualche programma con i comuni, council, che sono in inglese, ovviamente, perché invitano i vari sindaci, insomma. A parte quello, tutti in italiano, sì. E per ascoltarvi, sia sulla radio che streaming, come funziona? È molto interessante come domanda, perché il mio primo progetto vero, bello, è stato di lanciare l'app sui dispositivi Android, Apple e quant'altro. Quindi c'è un'app che si chiama Radio Italiana 531 App, dove si può ascoltare la radio 24 ore su 24. Ah, che bello. E adesso sto lavorando su un servizio replay tramite una compagnia canadese che ci aiuterà a fare una sorta di servizio che si potrà riascoltare qualsiasi programma in qualsiasi momento. Bellissimo. Quindi insomma, sto cercando di ammodernizzare, insomma, un po'. Sì, perché poi io parlavo con il responsabile qui della radio italiana di Sydney, Rete Italia, che è una radio super storica. Sì, sì. E lui mi diceva, fa chiaramente la nostra audience, adesso come adesso, la maggior parte della nostra audience ha tra i 70 e i 90 anni. Ma adesso... guarda che è uguale anche qui, Vorremmo passare al digitale, vorremmo fare l'app, però sai, è un po' difficile fargli capire un po' come sarà. Però io ho detto, capito, però adesso però bisogna prendere anche i ragazzi giovani, perché voglio dire, ce ne sono tanti anche giovani, no? Che sono arrivati qua, quindi bisogna capire un po' come tenere le 2 cose. Voi ce l'avete fatta? Ce la stiamo facendo, ci vuole tanta pazienza e un bel piano, perché comunque c'è un bel gap, non è solo i giovani come noi che abbiamo 30 anni, c'è anche un gap dai 50, perché quella è una bella fetta della popolazione. Ricordati sempre che Adelaide il 10% della popolazione è riconosciuta come di origine italiana, quindi 110.000 persone circa, secondo il censimento di 5 anni fa. Quindi la popolazione italiana è ben distribuita. Ci stiamo riuscendo, però ci vuole tanto tempo, nel senso che comunque ci sono i ragazzi, sia italiani come noi che sono appena trasferiti, gli italo-australiani, è per quello che abbiamo fondato il Club G, che è il Club dei Giovani, che è un mix tra italiani come me, come noi, e italo-australiani che vivono qua da sempre e hanno i genitori italiani o italo-australiani di seconda o terza generazione,
e che vogliono riconnettersi con la cultura italiana. Quindi abbiamo un programma il giovedì dalle 4 alle 6 che si chiama Club G, dove ci sono solo ragazzi giovani, che può essere sia in italiano che in inglese o misto, dipende, perché io non li incoraggio tanto a fare misto quando si perdono, che non si ricordano più le parole in italiano o vanno in inglese. Perché c'è quella fetta di ragazzini, e io l'ho visto il giorno che abbiamo celebrato gli europei, ho visto un sacco di ragazzi dai 20 ai 30 anni, mai visti in vita mia, che hanno questa roba dentro di essere italiani, ma la esprimono in questa maniera, e direi che la radio italiana è un modo importante per mandare avanti la comunità. Quindi ci stiamo riuscendo, ma ci vorrà del tempo, insomma. Sì, perché credo che anche, cioè, mandare avanti la comunità, ma allo stesso tempo creare un punto di riferimento con tutti quelli che sono i nuovi arrivati, che ovviamente nell'ultimo certo. anno non ce ne sono, però io credo che una radio possa essere un gran punto di riferimento per quelli che arrivano. Sì, sì. Soprattutto perché la radio sta provando a fare proprio questo, la radio italiana, perché avendo anche nello stesso edificio abbiamo il consolato, che è il nostro vicino di casa, e il Coasit, quindi stiamo cercando di diventare un hub per la comunità. Poi sappiamo benissimo anche il Comites fa tantissime cose per i nuovi arrivati, quindi è importante. Secondo me non ce ne saranno così tanti gli italiani nei prossimi anni, viste anche queste politiche dell'Australia di, non diciamo imprigionamento, perché mi sembra esagerato, però siamo borderline imprigionamento, ecco. Esatto, no, capisco. Quindi però questo, però è importante secondo me, perché quello che ho visto io quando sono arrivato qua è una, almeno qui a Sydney, io ti parlo di Sydney che chiaramente è una città enorme, è una sorta di un po' divisioni tra tutte queste istituzioni, cioè nel senso il consolato è là, il comitato è là, quell'altro è là. Non c'è un tu chiedi una cosa a uno, ti dice no, questo se ne occupa di là, però vai di là, non conosco la persona di là, o magari non la vogliono conoscere, non lo so, però non ho trovato una collaborazione tra tutto questo. Sì. E quindi trovi un po' una sorta di, trovi magari tante persone, come dire, in gamba che vogliono fare qualcosa, però separate. Perché non applichiamo il concetto di esultare per l'Italia che vince agli europei in tutto l'ambito di essere italiani? Questa è la cosa che mi fa, non riesco a capire, perché poi come abbiamo organizzato queste partite tra tutti i club, la radio italiana, la stessa Radio Italia 1 che è ad Adelaide, altri ristoranti da Adelaide, l'Alta Villa Club, 7-8 club, 7-8 posti che hanno organizzato eventi. Perché non essere tutti una roba assieme? Perché alla fine eravamo circa 2-3 mila persone divisi in altri in posti diversi a guardare la partita. Per le restrizioni del Covid non si poteva guardare tutti assieme, se no avremmo fatto una cosa tutti assieme. Ma se applicassimo questa roba a tutto, perché poi alla fine noi siamo una cultura diversa da quella australiana, siamo tutti fratelli, tra virgolette, quindi dovremmo aiutarci l'un l'altro alla fine. E la cosa che dici tu, che siamo un po' divisi, non fa bene alla comunità. No, non fa bene perché crea confusione. La prima cosa è che crea confusione, perché uno dice una cosa, l'altro ne dice un'altra, e sembra che non ci sia appunto collaborazione. Cioè, quindi se io so una cosa più rispetto a te in qualche ambito, tu puoi dire, senti, vai da Paolo. Se io so che tu ne sai, senti, vai da Marco. Che poi è un po' stato anche il, diciamo, questo è anche uno dei motivi per cui ho creato questo mondo di Why Not Cafe Italia in Australia, per far vedere che, ragazzi, c'è Marco ad Adelaide che è lo station manager della radio, se è interessato a una cosa di questo, contatta Marco. L'altro giorno avevo Mirko che sta aprendo un'academy di calcio dell'Empoli, quindi lui può essere un punto di riferimento per quello. E così via, no? È bello avere, cioè noi abbiamo la possibilità di connetterci e di connettere e di mostrare e di passare la nostra esperienza ad altre persone. E alle volte a me può servire qualcuno che mi dia informazioni su un determinato argomento, e allora perché non andare in mezzo a questa lista di persone e contattare quella persona, insomma. Una cosa migliore. È giusto. Ma poi utilizzare la propria expertise in qualsiasi cosa per aiutare gli altri. Io questo lo facevo anche all'inizio senza la radio, ma adesso con la radio ancora di più. Ieri ho conosciuto una ragazza, Mara, che lavora in uno dei nostri sponsor, lei di Lanciano,
Non l'ho mai vista in vita mia, però ho detto, qua qualsiasi cosa, se vuoi venire in radio, cioè questa è casa tua, questa è la casa degli italiani alla fine. Quindi ci certo. Si aiuta e basta. Cioè, noi siamo sempre a disposizione poi, perché siamo qua da tanto, cioè capiamo le problematiche, ovviamente non è che possiamo fare tutto per gli italiani appena arrivati, perché poi alla fine noi siamo arrivati anche a volte con le nostre gambine. Però c'è quel senso di comunità e noi ce l'abbiamo ancora. Ce l'abbiamo forse certo. Di più adesso che di quando eravamo in Italia. Sembra quasi, se vogliamo fare un paragone calcistico, quando potremmo essere come l'Italia ai mondiali, però poi diventiamo come i tifosi al bar quando c'è il campionato, perché io e te ci vogliamo bene durante gli europei, adesso c'è il campionato e voi ci avete preso Çalhanoğlu, e ci mandiamo a cagare. Tutti come va a finire, ed è così che va. È così esatto. Che va. Senti un po', tu sei arrivato 10 anni fa, hai detto? Del 2012, aprile 2012, quindi quasi 10 anni, ci siamo quasi, arrivo al giro di boa. Che facevi in Italia? In Italia io ho finito le superiori nel 2010, un anno in ritardo, quindi, e poi ho lavorato a Old Wild West per un anno e mezzo, catena di ristoranti steakhouse. Nel 2011 però ho conosciuto Nadia, la mia attuale fidanzata e futura moglie, se il Covid lo permette. Ci siamo conosciuti in circostanze casuali e mi sono trasferito in Australia dopo 7-8 mesi che ci siamo conosciuti. Ma siete conosciuti in Italia o in... Siamo conosciuti in Italia. Allora, vi racconto velocemente la storia. Nadia è nata in Australia, ad Adelaide, dopo 4 anni, nel 94, si sono trasferiti in Italia, a Milano. Quindi ha vissuto okay. tutta la vita a Milano, a Cernusco sul Naviglio, che è il paese da dove vengo anche io. E quindi ci siamo conosciuti nell'estate del 2011, poi lei è venuta qui a studiare, una cosa tira l'altra, sono arrivato anch'io in Australia ad aprile e da lì siamo rimasti assieme qua in Australia. Insomma. Quindi ci siamo conosciuti a Cernusco. E tu, tu hai detto vado a fare un'esperienza o... Ma sai che a 21 anni non ci ho neanche pensato, ho detto vabbè, vado in Australia. Lo raccontavo in radio pochi giorni fa, dicevo, quando ho deciso di andare in Australia, sono sceso giù da mia mamma e ho detto, mamma, guarda, ma cosa dici se vado in Australia? E lei mi guarda e mi fa, vai, cosa vuoi che ti dica? Ma con non ci ho neanche pensato che sarei andato dall'altra parte del mondo. Sono arrivato qua, tra una cosa e l'altra, e poi, come racconto spesso, ci siamo svegliati, un giorno eravamo qua da 3-4 anni. Siamo svegliati che tutto è successo, bam, ho fatto il visto di qua di là, ho trovato un bel lavoro e siamo rimasti qua. E poi anno dopo anno le cose succedono e poi siamo qua 9 anni qua, 10 anni quasi. E il tuo percorso, quando sei arrivato, che cosa... Cioè, tu che classico avevi hospitality, dire? Classico hospitality. Io non ho studiato operatore turistico, quindi sai, esatto. Non avendo fatto l'università, non mi sono incanalato in una carriera... qualsiasi, nel senso una carriera ben definita. Ho detto, sì. Vabbè, quello che viene, viene. Ho cominciato a lavorare in hospitality, in un bar italiano, dove si parla 99% in italiano, perché il proprietario è italiano. Poi, sai, con la questione di visti, fai 6 mesi da una parte e 6 mesi dall'altra, ho fatto landscaping, perché poi in Sud Australia, essendo regional, puoi lavorare, non devi andare a fare le farm, se mi permetti di dirlo, in Culandia. Quindi sono rimasto in città, poi dopo 2 anni tra coffee shop barista ho trovato un lavoro con un'azienda di caffè italiana e ho lavorato per la Segafredo per 7 anni. Nel 2015 sono diventato state manager, nel 2015 sono diventato responsabile del Sud Australia e poi quest'anno... chiamata del presidente, Marco vieni in ufficio, parliamo, sono andato a parlare col presidente della radio, mi fa vuoi prendere la posizione? E dopo 7 anni nel caffè ho mollato e ho cominciato qui, quindi ho fatto un cambio di vita perché dalle vendite a qui è un'altra roba, un mondo completamente diverso, sempre nell'ambito italiano perché sai, per lavorare per un'azienda italiana, questo è il percorso più o meno. Che bello, mi piace una cosa, la prima cosa è che non avendo fatto l'università, è riaperto a tutto. Questo nasconde, diciamo, pro e contro, no? Perché da una parte sei aperto a tutto, il contro è che sei aperto a tutto. e ti puoi perdere, ok, esatto. In questa cosa. Però guarda poi l'esperienza che hai fatto, cioè nel senso, nelle vendite adesso fai tutt'altro. E qui, cioè nel senso, quando ti hanno proposto questa cosa qui,
hai detto sia a cuor leggero, come quando avevi detto vado in Australia? Insomma, ho pensato un po', ci ho pensato un po'. Beh, magari l'esperienza manageriale c'è, poi la passione che ho adesso per questa cosa della radio da 3 anni che è cresciuta negli ultimi mesi. E poi all'azienda dove lavoravo sostanzialmente non potevo crescere più di quello che ero cresciuto negli anni, perché state manager più di quello, se non ti trasferisci non puoi diventare, non sarei mai diventato direttore a voglia, poi ero il manager più giovane di tutti, quindi sarebbe stato impossibile. Quindi ho deciso, o la va o la spacca, 30 anni, pure se sbaglio, cosa succede? In Australia, l'Australia ti dà questa possibilità, che quando sbagli, se sbagli, c'è puoi rialzarti molto più facilmente che in Italia. Se in Italia sbagli una decisione, ci metti molto più tempo a ricarburare, perché le paghe sono quelle che sono, la vita è quello che è, e quindi è diverso. Qui alla fine, se ti sacrifichi un attimo, fai 30 ore in un bar, non guadagni male. Quindi, sotto il punto di vista economico, era un rischio, ma era un rischio calcolato, ecco. Quindi ho detto di sì dopo una settimana, ma in cuor mio sapevo che avrei detto di sì, perché non volevo cambiare aria, ecco. Volevo cambiare del tutto. Sì. Mi piace anche quella cosa che hai detto, il fatto che uno dei lati positivi di questo paese è il fatto che se sbagli un attimino la strada e magari anche delle perdite, se non, anche economiche, oltre che di tempo, puoi sempre dire ok, va bene, prendo 6 mesi, faccio la white card, vado a lavorare in construction, mi faccio un sedere enorme per 6 mesi, però tra 6 mesi sono sicuro che mi sono riportato lì con la parte economica e sono pronto a ripartire e a buttarmi in un'altra esperienza. Questo è poi. Un'altra cosa interessante è che, ad esempio, parlavo con mia cugina e questa cosa mi sono accorto di non avere più questo scatto mentale, perché lei vive a Milano e mi diceva ha cominciato a vendere dei ciondolini, diciamo, ma proprio come hobby, e mi diceva no, la partita IVA non la voglio avere perché non voglio aprirla, per adesso è un hobby, perché se no mi ammazzano di tasse, no? E io mi sono accorto, mentre mi dicevo, ma che tasse, no? Poi mi sono accorto che stavo ragionando con la mentalità australiana, perché qui in Italia apri la partita IVA, c'hai pronti via 12.000 euro di IMSS, sia che guadagni che non guadagni, e qui invece non ce l'hai, quindi puoi aprire, puoi tentare, puoi sbagliare, insomma, e non sei morto economicamente. Poi diciamo sempre poi in che cosa investi, ovviamente se apri un ristorante spendi $100.000 e arriva il Covid è un altro discorso. Esatto. Però se hai un hobby nel tuo piccolo lo puoi cominciare senza chissà quali perdite, ecco. Ma poi l'Australia offre dei servizi diversi e molto più semplici, cioè, ma tu immagina fare la dichiarazione dei redditi, le tasse, tax return in Australia si fa con il computer in un'ora. Cioè, in Italia io non immagino neanche cosa voglia dire. Io ho lavorato un anno. Passato per tanti anni. In Italia ho lavorato un anno scarso, quindi la mia esperienza lavorativa quella è con il sistema, ma no, noi non siamo più abituati a quel sistema là. Anche quella roba di dire, ma sono cose stupide, adesso magari andiamo un po' più alla roba greve, però alla roba di dire andiamo in banca, no, la banca è chiusa, ma cosa vuol dire? A mezzogiorno è chiusa la banca, non puoi andare in banca, cioè queste robe qua, che poi nelle grandi città non succede più, però questi servizi che qui diamo ormai per scontati sono quelle cose che poi vai in Italia e dici sei fuori dal mondo. Questa roba della partita IVA è una roba vera, perché poi non hai questo incentivo a aprire niente in Italia. No, ma è proprio una cosa mentale anche, se vogliamo, cioè nel senso, nel momento in cui dico voglio vendere cover del telefono e voglio fare di qua e di là, sono molto più agile nel pensarlo e quasi, devo aprire la partita IVA, mi viene in mente dopo. Non so se mi sono spiegato. In Italia il fatto di dire, vendo le cover, aspetta, devo aprire la posizione IMSS, devo aprire la posizione di là, il commercio elettronico, mi serve la fattura elettronica. Cioè, ho già smesso. Ma passare la voglia, esatto. Ho già smesso. Io mi ricordo quando avevo lasciato il lavoro da contabile, era appena arrivata la fattura elettronica. Mi ricordo, ovviamente già volevo cambiare strada da molto tempo, ma la mattina che ci ho messo 3 ore e mezza della mia vita a inserire una fattura elettronica nel sistema perché non si capiva da che parte iniziare, come fare,
mi sono detto, no Paolo, basta, cioè Paolo, qui abbiamo raggiunto il limite, perché non ma puoi poi ti ci portano. Ti ci portano, sì. Fasterò. Io non posso passare 4 ore della mia vita a mettere dentro una fattura elettronica. No, cioè nel senso, c'è una passeggiata da fare, c'è una montagna da guardare, c'è un'altra vita, insomma. E l'altra cosa che anche qui mi sono accorto di aver cambiato un po', non so se tu sei dello stesso parere, è il fatto di mettersi a fare dei lavori che in Italia non avrei mai fatto. Non so se ti è capitato. Ma sinceramente sì e no, perché poi landscaping l'ho fatto mai nella vita. Guarda, sono cose, io farei di tutto nella vita pur di lavorare, però non lavorerei mai come operaio, mai, mai, non è il mio lavoro. Io devo stare con la gente, parlare, anche se mi butti in un ufficio, pure se mi metti a fare il lavoro più noioso del mondo al computer 8 ore, ma se sono in un ufficio circondato da gente lo faccio. Sì. Però è vero, qui fai robe da se ti viene in mente qualcosa, lo fai. Succedono ste robe qua. Poi quelli che dicono in Italia, sì, voi andate in Australia a raccogliere le banane, sfruttati. Ma non è neanche quello, è l'esperienza che c'è dietro raccogliere le banane. Non è raccogliere le banane in sé, che quella è una roba che dobbiamo fare comunque per il visto. Poi c'è gente che lo fa anche più avanti. Ma è vero, l'Australia ti apre anche... C'è gente che ci ha preso gusto, l'ha fatto per un anno, per due anni. Mio amico Simone ha lavorato nelle farm tutta da quando in Australia, da 2 anni e mezzo, adesso ha un bel lavoro in WA, nelle mining, però insomma, cioè, l'ha ci ha preso gusto, sì, io no. Da buon cernuschese mi piace la mia bella cittadina. No, però c'è il punto, il fatto di dire, ok, faccio questo lavoro perché mi servono $1,000, faccio questo lavoro per portarmi a casa $1,000, punto, finito lì. Non è che se comincio questo lavoro lo devo portare a termine fino a 80 anni, capito? Questa è la differenza di mentalità. Hai mai pensato di tornare in Italia? O di andare in Italia? Nell'ultimo anno sì, perché con il Covid e tutto, poi... 3 anni fa è nata mia nipote Giulia, che è una spinta in più a tornare a casa, perché sai, ti perdi quei momenti, le prime parole vere, magari la prima volta che va a scuola, ma alle elementari, e sai che non ci sarai mai per quelle cose là. E quindi sono quei milestone importanti, poi la famiglia manca sempre. Devo dire che il Covid sta aiutando a darci una spinta in più per voler tornare a casa. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè nel senso che mollare questa vita sarà dura, mollare questa sicurezza non solo economica, ma anche di questa anche sicurezza nei propri mezzi, perché poi l'Australia, come hai detto tu prima, siccome ti dà la possibilità di fare tutto quello che vuoi, sei molto contento, sei molto tranquillo con te stesso, la testa è sempre libera, quindi poi magari andare in Italia con la vita, come tu ben sai, che hai vissuto a Milano, con un ritmo diverso, chissà come sarà, non so, ci ho pensato, ma nell'ultimo anno mai come prima, cioè nell'ultimo anno forse, negli ultimi 6 mesi addirittura, nell'ultimo anno magari no, ma negli ultimi 6 mesi sì. L'ultimo anno diciamo che ha... spinto molte persone a pensare al loro ritorno in Italia, anche persone che come te vivono qua da 10 anni, no? Però poi la domanda è sempre, ma se non ci fosse stato il Covid? Ok, poi è una domanda che il Covid c'è, per cui bisogna vedere le cose per come certo. Sono. Chiaramente la domanda è, poi torno là, non so se dopo 6 mesi, 1 mese, 2 mesi, però io conosco tante persone, cittadini, che sono già rientrati in Italia. Sai cos'è anche? Che quello che dicevi tu prima, che è molto importante, che dicevamo prima, il fatto che si può rischiare di più, in realtà dobbiamo anche entrare in una ottica diversa, secondo me, che la facilità con cui ci siamo trasferiti in Australia è direttamente proporzionale alla facilità con cui potremmo ritrasferirci in Italia e tornare indietro, nel senso che sotto il punto di vista possiamo tornare. Ma se dovessi tornare in Italia e dopo un anno mi stufo, non è che sto lasciando questa carriera multimiliardaria, sono CEO in una multinazionale dove insomma
anche se fosse comunque, si può tornare indietro e ricominciare da zero alla fine a 30 anni, ma anche a 50. Io ho visto mio padre che è tornato, è venuto in Australia a 52 anni, ha lavorato un anno nel petrolio, a 52 anni ha cambiato la vita. Quindi cosa spinge a me a non farlo? A non fare la stessa cosa? È rimasto o è tornato in Italia? No, non è scaduto il visto, ha perso il 457 per un motivo o per un altro ed è tornato in Italia, adesso lavora in Norvegia. Quindi anche lì, cambio di vita, cioè cambi di vita, succede. Bellissimo. Nel 2021. Lo voglio intervistare tuo padre, cavolo. Lo chiamiamo, no, per mio padre lo devi intervistare alle 10 di sera, in fascia non protetta, perché non sai cosa esce fuori. Noi lo chiamiamo lui è Checco Zalone, sai, nel film dove lui si trasferisce in Norvegia, è mio padre, uguale. Bellissimo. Senti un po'. È bellissimo. E Adelaide, che tu hai sempre vissuto lì? Sì, da sempre. Sono stato in altri posti, ho visitato Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, abbiamo visto un po' di robe, ma abbiamo sempre vissuto qua. E come si sta? Io non sono mai stato ad Adelaide. Adelaide, io la descrivo tipo Parma, sai quelle città, non quelle metropoli, una, non so, una Cesena, sai quei posti là? Sì. Molto belli, bel senso di comunità e devo dire mi trovo meglio che forse, non so se come mi troverei a Sydney o Melbourne, perché sono grandi città, poi come ho detto prima, vivendo in un paesino di 40.000 abitanti in Italia, mi piace questo senso di un paesino piccolo, quindi è un bel paesino, molto accessibile, traffico inesistente. Gli australiani la chiamano country town, che poi non è vero perché gli grattacieli ce li abbiamo anche noi, piccoli, ma ci sono, ed è una bella cittadina, molto verde, pulita, gente tranquilla, non tanto australiana nel suo essere australiana, perché ci sono tante etnie. Non è una Brisbane magari, che comunque è molto multietnica, però è molto più, possiamo dire, Bogan magari in tanti aspetti. Qua ci sono molte più, l'influenza italiana enorme, cioè io non ho mai visto una roba del genere, ma trovi robe italiane ovunque. È una Melbourne più piccola, esatto. un po' più cosy, Melbourne poi è spettacolare, però... Adelaide, Melbourne, area a 30 minuti, collina a 30 minuti, wineries a tutto spiano, quindi passi dal mare alla Toscana, le colline, con la stessa roba ma molto bella, e no, è bella, bella, molto bella, sì. Sono molto contento della scelta. E a livello di clima com'è? Beh, estate calda, arida, io la chiamo arida, anche quando dico in radio lo accento tantissimo, molto arida, però si sta bene, inverni a 15 gradi, cioè cosa fa oggi? Fammi vedere, oggi farà 20, oggi sì, aspetto, 22 oggi, parsi cloudy, 22, non è come Melbourne che hai 5, a Melbourne hai 5 stagioni in un giorno, Sydney è bella, mi piace, ma qua si sta bene, clima accettabile, poi noi siamo acclimatized adesso. Quindi giacca invernale d'inverno quando non serve, perché non è che fa tutto sto freddo. In Italia si schiatta, qua si sta bene. Mi manca. Ieri questa ragazza di Lanciano che ho conosciuto mi parlava della nebbia. A me la nebbia manca. C'è quella roba lì. Che poi dicono, a Milano c'è solo la nebbia. Sì, è vero e non è vero. Però c'è quella roba lì, ti svegli la mattina, la brina, il vetro ghiacciato, col CD di Laura Pausini a tagliare il ghiaccio, classico, mani, sì, che ti dimentichi i guanti, hai messo le guanti nell'altro giubbotto, quindi madonna, bei ricordi, sì. Questa roba non esiste qua. No. Io mi ricordo, è stato un po' di... ogni tanto succede che ti svegli al mattino e c'è la nebbia, no? Quella roba lì, no? E mi ricordo una mattina ho aperto, era umido, nebbia, e ho detto, casa. è vero, quella roba là. Cioè, ho usato i fen di nebbia, mai utilizzato, i fen di nebbia, un tasto che ha la ruggine sulle macchine, mai utilizzato qua. Spettacolare. Bellissimo. Senti, Marco, che bella chiacchierata. Senti, io vorrei venire lì a...
presto da Adelaide, insomma, quando casa si potrà. Tua. Vieni, vieni, non ti preoccupare. Nadia, lo dico già in diretta, vieni a casa nostra, chi se fai quello che vuoi. Esatto. Si guarda il Milan, si guarda l'Inter, tutto si guarda. Adelaide è, come si dice, è una zona regionale, giusto? Quindi teoricamente sì. Buona anche per i visti, almeno se non cambierà niente in futuro. Sì, sì, sì. Sì, per poi cui... un bel punto d'inizio, perché gli affitti sono accessibili. Non lavori per vivere, perché non lavori per pagare l'affitto, come a Sydney magari, dove un affitto di una casa in un monolocale è $1,000, qua con $280-$300 affitti una casa. Cioè, le case costano poco ed è un buon punto d'inizio. Poi se una persona vuole, io l'ho sempre detto, è un ottimo punto per cominciare la propria avventura in Australia. Poi se uno vuole scappare, andare negli altri stati, ben venga. Però ti dà la possibilità di trovare un lavoro più facilmente, magari, perché c'è quel senso di comunità, magari conosci 2 o 3 persone, ci si aiuta, e poi è molto più accessibile. Non è che ti devi stare a scervellare per andare da una parte all'altra, mezz'ora sei ovunque. Il lavoro di rappresentante è molto meno stressante qua che a Sydney o Melbourne. Le cose che facciamo noi, che facevamo noi da Adelaide in un giorno, a Melbourne le si fa in mezza giornata o in 3 ore, 4 ore, perché col traffico, con gli spostamenti è impossibile fare tutto. Molto bello. È una bella sorpresa per tutti quelli che non ci sono mai stati, è una bella sorpresa. Diffidate di quelli che dicono che Adelaide è un buco e non si fa niente. L'inverno è un po' in letargo, cioè devo dire che bisogna armarsi di varie piattaforme streaming. Però bisogna trovare hobby, mica hobby. È un po' come le langhe, dai. più o meno. Ci sono le winery, insomma, d'inverno vai a vino, ecco, mettiamola così. Esatto, sì, esatto. Cioè, non è che vai sui navigli qua. Esatto. Senti, Marco, grande piacere. Io ti saluto. Allora, ovviamente poi io metterò nelle note tutto, come si dice, l'app per ascoltare la radio e un po'. Sì, grazie, insomma, bello, tutti, bello. Tutte le bello. Indicazioni, ci mancherebbe. Quando vai in onda? Domani mattina, giusto? Domani mattina alle 6:30, quindi alle 7 orario tuo, fino alle 9:30, alle 9 orario mio. Pane, latte, caffè con Marco e Joe. Domani parleremo dei sorteggi Champions, sicuro. Poi parleremo delle Paralimpiadi, parleremo della Serie A. Parla di why not, giustamente, perché esatto. Pubblicizzeremo a manetta, spammiamo tutti. Bravissimo, dai. Basta. Io prima di salutarci, posso fare un saluto e un ringraziamento? E lo faccio pubblicamente, visto che, come ti ho mostrato prima, mi è stato fatto un regalo spettacolare e ho promesso che avrei aspettato, ma non posso aspettare. Voglio ringraziare Andrea, mio amico Andrea, che mi ha regalato questa bellissima gazzetta dello sport della giornata, dov'è qua? Dopo aver vinto gli europei. No, non riesco, no, volevo metterti ma non ce la faccio, insomma. Comunque si vede benissimo. Quindi, io Andrea lo ringrazio pubblicamente, così rimane anche registrato che mi ha fatto questo regalo. Sono quei regali che ne rimani senza parole. Non sai cosa io dire. La leggerei proprio... una volta al giorno almeno. Ogni caffè del mattino me l'aprirei. La stessa, sì, è una ne hai, per cui... Sai cosa sarebbe veramente bellissimo? Tipo il film 50 volte il primo bacio, svegliarsi tutti i giorni il giorno che abbiamo vinto gli europei. Tu immagina che roba. Tu vai a dormire, ti risvegli e abbiamo vinto gli europei. No. Però non a Sydney in lockdown, perché sennò ogni giorno è un casino, ogni giorno mi arrestano. Magari a Parma o a Cesena, insomma. Esatto. Alla grande, Marco, grazie mille. Paolo, grande, grazie mille. Tutti quelli che ci hanno seguito e che seguiranno appunto poi in un secondo momento su YouTube o nel podcast appunto su Spotify. Buona giornata, ciao. Ciao Paolo, grazie a tutti, ciao ciao. Ma che mondo sarebbe senza Why Not? Why not? I like it, why not? I like it, why not? Hai capito benissimo, I like it.